Il mio incontro con Davide Coltro è stata una sorpresa, direi che non immaginavo nulla quando mi hanno invitato a questa possibilità. Maria Fratelli mi disse, è una persona nel mondo tecnologico e questo già mi aveva acceso la curiosità perché abbinare la classicità, diciamo così, del maestro Messina alla tecnologia già mi aveva incuriosito. E quando Coltro mi mostrò qualche suo lavoro, dissi immediatamente: sì, va bene, questo si può fare. La spirale della bellezza non ha mai fine. Il senso di questa mostra è fare attraverso le tecnologie un omaggio ad un maestro classico come Francesco Messina. E il progetto non poteva che partire da Aida Colla, che non è una modella, ma è la modella di Francesco Messina. È la figura con cui lui ha interloquito per 15 anni. È davvero la figura che gli dà modo di sviluppare quella che è la sua complessità poetica rispetto alla seduzione, alla danza. Direi che addirittura Aida Colla è un prototipo e quindi è il modello. E molte delle opere a cui Aida diventa elemento di ispirazione non hanno un riferimento immediato a lei, ma diventano la danza. La suggestione principale nell'idea, nel progetto di questa mostra allo Studio Museo Francesco Messina nasce dall'idea dell'empatia, di ciò che scatta tra una modella ed un artista e che cosa trasforma poi questa modella in una musa ispiratrice. In questo caso abbiamo proprio un'inversione di ruoli. Mentre nel Maestro Messina Aida Colla diventa prima modella e poi musa ispiratrice, nel mio caso diventa subito musa ispiratrice e poi diventerà anche modella. Il maestro Messina fosse anche attratto dalla bellezza, non solo della danza, ma della donna, della danzatrice, che poi lui ha espresso in mille modi, con i disegni, la scultura. Questo è che poi sia modella o musa, ditelo voi, insomma, io ero uno e l'altro, credo. Questa è la storia. E poi si va avanti. L'opera di Francesco Messina e l'opera di Davide Coltro si trovano al cospetto in questa mostra per raccontarci due approcci, apparentemente, a mio parere, come sempre quando si tratta di tecniche artistiche, diversi a quello che è lo stesso però identico tema, e cioè la relazione che l'uomo ha col proprio tempo e con questa impossibile, questo anelito all'impossibile, ovvero all'eternità. Cercano quindi entrambe di fissare in una forma plastica, quella di Francesco Messina, bidimensionale, quella di Davide Coltro, il tempo della vita, il tempo del presente, il tempo di quello che in questo momento le mani creatrici riescono a mettere in forma, o nel caso di Messina hanno già fatto, per andare oltre la finitezza della vita. Il disegno, comunque, come ho già detto, doveva avere, deve avere una sua dinamica, anche se è un disegno. Qui invece la dinamica c'è nella tecnologia che rappresenta la dinamica ed è fantastico ed è meraviglioso. C'è un qualcosa di misterioso che avvicina le due persone. Diciamo, il senso profondo, di questo parallelismo è il movimento, e in questa mostra il movimento è il contenuto del contenuto, perché parliamo di danza, parliamo di ritrarre una musa ispiratrice che è una danzatrice, quindi il movimento è dentro il contenuto dell'opera, sia
di Messina che di Coltro. È un tentativo di problematizzare criticamente quello che è il ruolo della nostra esistenza finita nello spazio, nel tempo, e quindi di portare avanti suggestioni, impressioni, emozioni e, come sempre quando l'arte riesce, creare nuovi pensieri, cioè suggerire nuovi pensieri e moltiplicare quindi quello che è il potenziale e il desiderio prima dell'atto creativo. L'idea di Davide Coltro di sviluppare intorno al quadro mediale la danza nasce anche dal fatto di recuperare l'essenzialità propria della scultura di Francesco Messina. Paradossalmente, l'uso della tecnologia ha lo scopo di recuperare il segno germinale, il segno iniziale della scultura. La tecnologia, quando è applicata con questa sensibilità e questa intelligenza, è un capolavoro, non si finisce mai. Quando c'è una base, comunque un grande artista, Messina, e poi Coltro che ha colto questa opportunità per rappresentare se stesso. Dalla pittura digitale stampata su superficie fissa, solida se vogliamo, sono passato poi all'idea di trattare un monitor, una superficie che possa ospitare l'immagine in movimento, come una tela pittorica elettronica, come una tela del mio tempo. Non a caso le sue opere sono estremamente grafiche. Intorno a questo l'elemento del colore assume un'importanza fondamentale, tant'è vero che lo spettatore assiste ad un continuo mutamento cromatico all'interno di quello che è il principio del quadro mediale, che è un'opera in continua trasformazione, un'opera che non si ferma, un'opera che sviluppa un'idea del tempo che non è precostituita. Lo spettatore si trova di fronte a immagini che hanno un loro movimento interno, che non è mai un loop, che non è mai identificabile con la videoarte come la consideriamo tradizionalmente. In qualsiasi momento si visiti la mostra, ci si troverà di fronte a situazioni differenti. Quando ho visto il quadro mediale di Davide Coltro, che ritraeva la danzatrice a sua volta ripresa dall'opera di Messina, ho visto questi diversi movimenti in uno stesso momento percettivo. Coltro lo fa con altri strumenti, quelli della contemporaneità, quelli del digitale, strumenti che affascinano e al contempo inquietano, strumenti che di per sé sottraggono l'uomo alla natura per avvicinarlo in una dimensione inaspettata, nuova, il cui potenziale io credo sia tutto da scoprire. Una delle caratteristiche più interessanti dell'interazione del quadro mediale con lo spettatore, con 4T, e cioè non uno spettatore passivo, ma qualcuno che interagisce con il quadro, ma non necessariamente pigiando dei pulsanti o facendo dei movimenti strani. Interagisce profondamente perché viene agganciato il suo tempo particolare con il tempo che viene prodotto dall'opera. Sono due tempi diacronici che in qualche modo, all'interno della coscienza percettiva dello spettatore, vanno poi a collidere, a coincidere. Questo è un po' il segreto, la magia del quadro mediale inventato da Davide, ovvero il fatto di sviluppare da remoto gli elementi propri di una realtà allargata, di un universo in continuo divenire. Con questa tecnica Coltro ha saputo sottolineare quello che erano i principi assoluti del maestro,
il palpito della materia. Il rapporto con l'architettura è qualcosa di complesso, ma al tempo stesso che apre degli orizzonti meravigliosi per ogni artista visivo. Se l'architettura, come abbiamo detto, è la percezione dinamica di uno spazio che crea dei momenti emotivi, che sono la porta attraverso cui si introduce l'architettura come bellezza dello spazio costruito, ecco, queste porte, questi passaggi emotivi possono coincidere con delle opere d'arte. Il rapporto proprio con questo spazio che viene generato nella mente dell'architetto dà l'opportunità, è come una sorta di pagina che viene spalancata, che viene messa a disposizione per poter scrivere qualche cosa e che possa dare poi una levità al tutto, una leggerezza, possa dare una vivibilità all'interno del quadro straordinario della trasmissione della bellezza. Maritain diceva che l'arte è la virtù dell'intelletto pratico applicata al fare. L'arte, che così come è stata definita, può essere anche quella dell'artigiano, però l'opera d'arte è questo approccio però che si muove nell'ambiente della bellezza, quindi la bellezza è un ambiente e anche qui c'è un riferimento a uno spazio, che nella bellezza è come spazio. Quindi probabilmente è nel capire qual è, diciamo, la porta emotiva tra l'architettura e opera d'arte nella trasmissione sempre emotiva al fruitore dell'ambiente della bellezza che sta percependo, che sta esperendo. C'è stata una lettura fondamentale di un testo di Nicholas Negroponte dell'MIT dove profetizzava una sorta di conversione e di possibilità di riconversione dell'atomo e dei bit. Faceva questo parallelismo che all'epoca sembrava piuttosto folle. Io ho cercato di raccogliere questa sua suggestione, questa sua indagine, e ho pensato ad una pittura che nascesse completamente già convertita in digitale. Di fatto Davide Coltro altro non è che il padre dell'arte digitale e il padre dei motivi per cui nasce il progetto Space Farm, ossia cercare di rappresentare un ponte che unisca l'arte digitale all'arte fisica. Questo per quale motivo? Perché noi non intendiamo l'arte digitale come un percorso a sé stante, come una corrente artistica trascurabile, ma bensì come un'estensione di tutto quel filone che accompagna la storia dell'uomo. L'arte digitale non è altro che la capacità degli artisti di oggi di veicolare i loro messaggi con strumenti che di fatto oggi sono digitali. E Davide Coltro questa interpretazione l'aveva già, diciamo, fatta sua un trentennio fa, quando ancora il progetto non esisteva e quando ancora noi della nostra generazione non esistevamo. L'idea del flusso, della trasmissione di una sequenza ininterrotta di immagini che sono unite tra loro da un algoritmo che le fa interagire in una modalità completamente nuova che non appartiene né al mondo della fotografia o dell'immagine statica e neppure al mondo del video o della videoarte o del cinema. Quello che si genera in queste diverse e continue interazioni è una metapittura che dà questa caratteristica innovativa dal quadro mediale che cattura il divenire. Il quadro mediale contiene un aspetto, a mio avviso, molto importante, ovvero la fluidità dell'immagine. Una fluidità che è riconducibile alla memoria, alla nostra percezione delle cose che si modifica e si plasma, si trasforma in base al nostro stato d'animo, alle nostre emozioni, al momento in cui ci connettiamo con il ricordo. Ecco, in questo il quadro mediale ha una componente interiore. Direi anzi che il quadro mediale contiene la nostra memoria e questa mostra contiene la memoria. Io non potevo che essere lì, ferma ma viva, osservando lui con quegli occhi che
partivano da me al disegno, alla scultura, dove doveva rapire quel guizzo di vita che potevo dare, trasmettere in quella staticità. Più ero ferma e più dovevo essere viva.